terzo congresso di ossigeno-ozonoterapia, il tema è cancro e dolore. Stamattina all'Hotel Ramada si svolgerà appunto il terzo congresso di ossigeno-ozonoterapia promosso dalla Fondazione Maria Guarino ETS, una fondazione che da anni si batte per la cura e la ricerca delle malattie oncologiche con dei prodotti straordinari adiuvanti quali l'ossigeno ozono. Seguite il servizio. Dottoressa Margherita Luongo, stamattina terzo congresso dell'ormai famosa Fondazione Maria Guarino. Grandissimi sono i passi avanti fatti in questo scorcio di anni, che non sono nemmeno tanti, ma grossissimi risultati. Sì, oggi grazie ai nostri sostenitori e grazie all'Università di Camerino, al nostro sindaco che ci ha donato il patrocinio del comune, siamo qui e abbiamo iniziato questa giornata su ossigeno, ozono, cannabis e terapie integrate con la Fondazione Amor. Ormai sono 6 anni che esiste la Fondazione Amor, oggi noi abbiamo circa 990 pazienti in cura. Grazie ai dati che abbiamo con la ricerca sull'Università di Camerino stiamo ottenendo dei grandi risultati proprio sulla multidisciplinarietà tra l'ossigeno ozono, cannabis, alimentazione e le terapie naturali. Grandissimi passi avanti anche sulla ricerca per quanto riguarda il pancreas con questa collaborazione straordinaria con Unicam. Sì, la fase 1 del pancreas in vitro è terminata ed è stata pubblicata su Cancer e ora sono in elaborazione la fase 2 in cavia, sempre finanziata dalla Fondazione Amor, che verrà pubblicata nei prossimi mesi, e abbiamo iniziato la ricerca su glioblastoma multiforme proprio dagli ultimi dati in clinica che abbiamo avuto con l'ossigeno ozono e la cannabis. Oggi noi abbiamo primo caso di guarigione di glioblastoma multiforme, la nostra Annalisa di cui abbiamo parlato prima, e quindi questo ci ha portato a iniziare questa ricerca. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questo terzo congresso della Fondazione Maria Guarino Amor. È importantissima questa giornata di lavoro perché la Fondazione nasce a Pozzuoli e finalmente abbiamo il congresso della Fondazione in casa. Lo facciamo a Napoli dopo i due precedenti. Stamattina parleremo di argomenti importantissimi. Il professore Massimo Nabissi e lo stesso professore Luongo ci daranno delle informazioni nuove, dei dati importanti per quanto riguarda la ricerca. Poi ci sarà un intervento della dottoressa Margherita Luongo, presidente della Fondazione. Quindi grazie ancora per la vostra presenza, buon lavoro a tutti quanti, la parola al professore Carlo Luongo. Allora, buongiorno, io vi ringrazio tutti perché vi vedo numerosi e poi anche partecipi a questa opportunità di stamattina. Siamo in compagnia del professore Carlo Luongo, decano della ricerca ma soprattutto dell'ossigeno-ozonoterapia, non solo in Campania ma forse in tutta Italia. E io sono riuscito a portare l'ossigeno-ozono nel 1986 in Campania perché seguì un lavoro, un convegno cosiddetto scientifico, ma non lo era assolutamente, a Bergamo. Dopodiché parlai col mio direttore e il mio direttore disse: Carlo, se tu pensi che la cosa possa valere, allora fammi una bella relazione e io ti comprerò le attrezzature. Così mi comprò subito 2 impianti produttori praticamente questi di ozono e cominciai praticamente a lavorare, perché io ero già il responsabile di una branca terapeutica che si avvaleva dell'ossigeno, cioè l'ossigeno terapia iperbarica, e quindi i pazienti che non potevano fare l'iperbarica per raffreddore, per influenza, per certe modalità, gli passavo direttamente all'ozono. Quindi avendo addirittura poi l'Università di Napoli, da ex attualmente Vanvitelli, mi validò ufficialmente l'ozonoterapia come branca di completamento della terapia iperbarica. Amoron Lus, passi da gigante. Passi da gigante, nel momento in cui sono andato in pensione ho voluto creare una fondazione che potesse poi proseguire, ma prevalentemente in un campo estremamente complicato, complesso, articolato come quello dell'oncologia.
avevamo già fatto noi come universitari delle piccole esperienze in provetta, in laboratorio, sull'opportunità dell'ozono sulla cellula tumorale, e avevamo già indicato anche il dosaggio dell'ozono da adottare per portare in apoptosi le cellule tumorali. Grazie professore. Moltissime le novità, soprattutto nell'ambito della medicina rigenerativa. Siamo qui allo stand della Evamed, società veramente avanzatissima appunto nella produzione e nella vendita di questi straordinari prodotti. Siamo in compagnia del dottor Giovanni Bronzo. Noi come azienda ci occupiamo di medicina rigenerativa personalizzata, ovvero una serie di moduli che consentono al dottore di personalizzare la terapia al paziente finale. Qui ad esempio oggi abbiamo portato un casco fotonico, ovvero l'unico casco al mondo che mette in risonanza tutti e cinque sensi, portando il corpo in uno stato di grazia per una serie di problematiche sia neurologiche sia di stress ossidativo, ma soprattutto anche problematiche per quanto riguarda l'estetica. Oltre al casco, che è un prodotto molto innovativo, ci occupiamo anche di TMR, ovvero un'altra apparecchiatura che consente di migliorare l'aspetto vascolare, ortopedico e rigenerativo, senza escludere l'ozono, che ovviamente è una terapia molto interessante che veramente va a curare determinate problematiche dei pazienti finali. Grazie. Allora, si prepari il professore Massimo Nabissi, cannabis terapeutica in oncologia. In questa conferenza noi abbiamo portato tre argomenti, visto che ci occupiamo di preclinica oncologica con cannabis e con un progetto della Fondazione Cannabis e Ozonoterapia. Io oggi farò una presentazione più, diciamo, generale sulle problematiche e l'applicazione del cannabis in ambito oncologico. Dopo vedrete due presentazioni proprio dei dati preclinici che abbiamo ottenuto nell'ambito del tumore al pancreas. Siamo in compagnia del professore Massimo Nabissi. Massimo Nabissi, ricercatore, biologo, a che punto è lo stato dell'arte nella ricerca appunto dell'ossigeno-ozono terapia applicato alle cure oncologiche? Allora, io mi occupo principalmente di combinazione terapeutica, quindi abbiamo iniziato questo progetto con la fondazione in combinazione ossigeno-ozono con fitocannabinoidi puri. E abbiamo iniziato con una pubblicazione interessante uscita un anno fa, e adesso abbiamo continuato su un progetto, il tumore al pancreas, che abbiamo terminato, porteremo alcuni dati oggi, e è uno studio su animali, quindi è, diciamo, la preclinica necessaria per poi poter suggerire eventualmente uno studio clinico, un primo studio clinico sull'uomo. Quindi approfondimenti importanti sono veramente prossimi. Sono in corso e speriamo che in futuro sia interesse anche a contribuire per magari uno studio ancora più approfondito. Comunque i dati, sì, li vedrete oggi, sono molto interessanti. Noi siamo in compagnia del dottor Chiara Libenati, dottore ossigeno-ozonoterapia, una ricerca importante. Quali sono attualmente le nuove, diciamo, condizioni di applicazione dell'ossigeno-ozonoterapia? Le applicazioni sono veramente tante, nel senso che il paziente può trarre beneficio da questa tecnica su molti fronti, dalla semplice mantenimento, una sorta di prevenzione, quindi un mantenimento di buone condizioni di salute, al trattamento di patologie di ampio spettro. Parliamo di patologie oncologiche, di patologie degenerative che affligge un numero sempre crescente di popolazione. Lavoriamo sul dolore, lavoriamo su tanti aspetti che possono essere anche un incremento, uno stimolo del sistema immunitario a contrastare anche patologie virali, come abbiamo visto negli ultimi 2 anni con il Covid. Siamo in compagnia del gruppo di lavoro del professore Nabissi, giovanissime ricercatrici. Che cosa significa oggi per una giovane ricercatrice essere in un laboratorio di ricerca così importante? Beh, sicuramente uno stimolo a migliorarsi sempre di più, perché possiamo vedere che quello che, diciamo, scopriamo, quello che riusciamo appunto a ottenere in laboratorio può servire effettivamente a dei pazienti che hanno bisogno, come abbiamo potuto vedere per esempio dai pazienti proprio della dottoressa Lungo. Quindi questo è molto stimolante. Entusiasmante come lavoro? Sì, molto, anche perché comunque la ricerca preclinica in laboratorio mette le basi per tutto quello che poi viene dopo, quindi comunque è una fase importante e vedere anche i risultati poi nella realtà è ancora più stimolante ad andare avanti con la ricerca. Grazie. Siamo in compagnia del dottor Lorenzo Stewart. Lorenzo, farmacia galenica,
quanto è importante il supporto galenico per la ricerca dell'ossigeno-ozonoterapia e per la sua applicazione? Beh, la galenica è un'opportunità per il medico prescrittore di fare terapie personalizzate per il paziente, quindi grazie all'aiuto dei farmacisti in tutta Italia che preparano la galenica, i medici possono prescrivere dosaggi personalizzati per i singoli pazienti e i pazienti possono anche avere il vantaggio, facciamo per esempio i casi di intolleranza o di allergia a determinati eccipienti oppure la necessità di allestire una capsula acido resistente, quindi la galenica è di supporto per entrambi, è un vantaggio e un'opportunità. Analisi, signori, insomma, confermo quello che ha detto la dottoressa Luongo. Praticamente Annalisa smise la chemio, anche perché gli avevano già detto a Careggi che la chemio avrebbe potuto, diciamo, in qualche maniera essere utile soltanto intorno al 3% nella guarigione. Però per lei fu deleterio, perché fu ricoverata in uno stato quasi di non ritorno a Careggi. E poi per fortuna incontrò contemporaneamente la dottoressa Longo e ha cominciato quella terapia. Ora Annalisa sta bene dopo 6 anni, non 5 anni, 6 anni, sono 6 anni, è dal 2006. E sta bene, vede crescere sua figlia. Insomma, noi siamo felici, non finiremo mai di ringraziare questa persona che mi ha. Grazie mille davvero. Grazie anche. E adesso parliamo di un altro caso, che è sempre presente tra noi. Il nostro vitale, questo era un caso di tumore a rene, scusate ma qua, ecco, un tumore a rene quarto stadio, quindi un tumore a rene quarto stadio plurimetastatico in trattamento con, come vedete, immunoterapia, è arrivato da noi circa un anno fa, abbiamo fatto radioterapia stereotassica in associazione ossigeno-ozono, cannabis, terapie integrate e alimentazione. Qua vediamo una metastasi frontale di cui oggi c'è una riduzione del 90%. Dale, vuoi raccontare come stavi e come stai? Buongiorno a tutti. Io ero un tumore renale allo stadio 4 bilaterale sui reni. E portammo via i surreni e il rene sinistro e dopo 6 mesi ne avevo 27 in un polmone che cappatavano, 13 in un altro, avevo un tumore cerebrale più questo frontale che vedete che era enorme, mi procuravo un'ischemia, iniziavo a non camminare bene e avevo un versamento pleurico al polmone di destra e un tumore cerebrale a destra. E oggi l'unico che resta è questo in forma molto molto più piccola di quello che vedete lì, che fondamentalmente non sono altro che 8-9 mesi fa, si è ridotto dell'80%. Quanto tempo ti avevano dato di oncologo? 3 mesi. Perché non parlo bene? Allora, la mia storia comincia 5 anni fa, ha solo il sintoma di secondo e terzo grado. I dottori mi davano una prognosi infausta e mi davano un anno di chemio dal protocollo e poi dato il positivo di chemio di radioterapia che fece a Roma. In concomitanza mia sorella trova la fondazione. Quanto tempo ti avevano dato gli oncologi come prognosi? Massimo 2 anni. Quanti anni sono passati? Io il 28 luglio di quest'anno ho fatto 5 anni di negatività. Grazie.